riattempati del laboratorio, della sua scuola, noi possiamo ringraziarlo di qualcosa in più, perché questa fetta di vita che abbiamo vissuto insieme a lui è stata una fetta di vita per tutti noi, per me importantissima, delicatissima e molto gioiosa, perché fatta insieme a lui. Lui è stato il maestro migliore del mondo in quanto il più grande attore esistente, per quello che vorrebbe fare l'attore. Per sentire pure a lui c'è di mezzo un fatto escatologico, perché vi fa capire anche che rapporto c'era con lui. Noi stavamo in una replica in giro per l'Italia, a un certo punto siamo andati a un ristorante a mangiare tutti insieme, come succedeva spesso con lui. Abbiamo fatto questa mangiatona terrificante e poi a un certo punto c'era questa finestrella pietosa, un balconcino che dava all'esterno in una piazza. Io, Pino Quartullo e Rodolfo Laganà decidiamo di andarci a sentire meglio, mettiamola così, su questo balconcino esterno, e quindi, come dire, a espletare delle funzioni che tutti, anche il presidente dei presidenti. Quando siamo rientrati, lui era arrabbiato, era nero, in volto. Che succede? Sì, allora, che si era andato a fare la foto? Come glielo spieghi? No, non lo so, Gigi, sai, abbiamo mangiato, abbiamo fatto. Se vi siete andati a drogare, da un cazzotto in testa per uno. Poi abbiamo dovuto spiegare che è successo, abbiamo dovuto spiegare qual era il motivo, ed è tutto finito in una grande risata, come è sempre stato fatto. Mi ha fatto piacere sentire dalla sindaca Raggi anche che, passata questa maledizione del virus, dedicheranno il dovuto a Gigi, perché secondo me è sempre troppo poco. Gigi è stato il più grande di tutti, ma ripeto, oltre a ringraziare il genio, a noi laboratorianti, ci manca tutto un periodo. La vita è fatta a fasi, a capitoli, e uno di solito è costretto ad archiviare. Questa è dura da archiviare, perché i primi passi professionali, tanto tempo passato insieme, la sua generosità, il suo sorriso, questo senso del gioco ludico che ci ha insegnato anche per la scena, lo rendono importante come un parente stretto, molto amato.